Cavalieri, sacerdotesse, amanti delle rosse o delle bionde, bentornati ancora una volta in nostra compagnia. Un saluto come sempre dal vostro trio. Qua sono io, Shiryu. C'è collegata con me telefonicamente Lisa, che ora vi saluto. Ciao a tutti! E un saluto dal nostro Scorpione. Mi rendevo che il trio era con Caitlin Hudson qua dietro, com'è che si chiama? Ancora devo memorizzare il nome, però mi pare che fosse Caitlin Hudson, sì. Credevo che fosse Ti lei. piacerebbe. Comunque sì, bentornati su Sensei a For Dummies. Non disperate per Elisa, non abbiamo divorziato, è che semplicemente, diciamo, fantozzi al confronto, cioè Elisa... Fantozzi ad Elisa gli spiccia casa, come si dice a Roma, ecco. Poi dopo andate a tradurlo nel vostro gergo locale. Comunque, visto che, come avete anche commentato sotto alcuni video, eravate a conoscenza del panel del film live action Knights of the Zodiac al recente San Diego Comic Con che si è tenuto appunto a San Diego. Tra il 21 e il 24 luglio 2022 sono uscite delle news, sono usciti degli articoli, dei video relativi a questo prodotto e quindi con il caro vecchio Shirio abbiamo detto dai, facciamo un video in cui magari parliamo, discutiamo delle news che sono trapelate da questo panel e dalle interviste anche uscite su magazine importanti americani. Quindi, da dove vogliamo cominciare. Shirio, eri entusiasta di sapere che comunque vada un film legato ai Cavalieri dello Zodiaco sarebbe stato presentato al San Diego Comic Con, considerando che è una manifestazione che ogni anno aumenta di prestigio, oppure è stata una notizia en passante perché diceva, vabbè, lo devono fare. No, mi ha fatto piacere. Devo dire che, nonostante poi tra poco vedremo quello che si sa su questo film, le notizie siano sempre altalenanti, però mi fa piacere vedere che Toei ci stia provando, perché comunque almeno la spinta promozionale come sede delle interviste, come presenza ad eventi sicuramente di rilievo, perché credo sia una delle prime fiere mondiali, il San Diego Comic Con, per quanto riguarda le notizie cinematografiche, televisive. Non è più tanto comic, ormai è più un movie con, però comunque una serie di primissimo livello, di primissimo piano a livello mondiale. Quindi anche soltanto sapere che si parla di Sensei in una cornice di questo tipo mi fa piacere, sinceramente. Poi, certo, vedremo alcune cose, un po' di poveracciata, come l'ha commentato Doc Manhattan. L'ottimismo sul film rimane così, incerto, cauto, sì. Però mi ha fatto piacere che se ne sia parlato, mi fa piacere che si spinga questo mondo di Sensei anche negli States e che Toei, Kurumada ci stiano investendo di sopra. Poi, secondo me, ne abbiamo parlato tante volte, non è un tipo di serie adattissima al formato cinematografico, però sono necessarie pesanti modifiche, vediamo, vediamo. Però sono contento che se ne parli. Guarda, sposo un po' su tutta la linea perché sono rimasto sorpreso di due cose. La prima, che avessero un panel al San Diego Comic Con, certo non ovviamente nella sala più importante, ma che fosse anche di sabato, perché il sabato generalmente è quello dedicato ai panel più importanti. Se andiamo a pensare che il panel della serie Amazon su The Rings of Power è stato fatto il venerdì, il fatto che fosse di sabato pomeriggio, diciamo, ha destato un po' l'attenzione. Ovviamente era in concomitanza con per lo Marvel, per cui è stato, diciamo, piuttosto competitivo. Non è stato facile trovare dei live stream durante la serata che parlassero di quelli, se non appunto in canali sudamericani. Nei canali sudamericani erano tantissimi live stream per quanto riguarda questo evento qua. Però sì, più che altro dà un po' più di sapore internazionale all'opera e sentendo anche quello che sceneggiatori, regista, produttori hanno parlato, sembra esserci questa intenzione di
esportare questo prodotto. E sicuramente quello che mi ha colpito è stato che il film comunque è prodotto dalla Toei Animation, che a quanto pare dovrebbe curare anche parte della distribuzione in Asia, mentre invece per quanto riguarda la Sony si occuperà sia del marketing che della distribuzione negli altri paesi. Ma proprio questa intenzione della Toei di praticamente espandersi oltre la produzione di prodotti animati, anche dovuto al fatto che ci sono tanti prodotti tratti da fumetti che ora hanno successo in serie o film. Fa ben sperare e fa anche piacere che Sensei, poi tra poco spiegheremo i motivi perché non è stata una scelta romantica quella di iniziare con Sensei in queste cose, però fa ben sperare che ci sia questa, che Sensei venga utilizzato. Che venga vista come una serie meritevole di provare a iniziare questo push su un ambito nuovo. È una cosa che fa un po' paura, perché ricordiamoci che prima dei grandi film Marvel e DC di adesso ci sono stati per anni, soprattutto Marvel ha fatto robe, i film di Capitan America degli anni 80, 90, Il Punitore con David Doctor Hasselhoff. Strange del 78-79. Esatto, quindi di roba, di stepping stones, si dice in inglese, di gradini su cui è stato costruito poi il successo attuale, ce ne sono tanti, e si spera di non essere un gradino, si spera di non essere come è stato il film di Dragon Ball Live, che era una roba inguardabile. Però fa piacere, perché comunque Toei se lo produce in proprio e quindi si spera che ci metta un occhio di riguardo, perché non è uno studio che compri i diritti e un pochettino può anche fregarsene. Qui è proprio il produttore originale, perché Sony è un grosso nome e si spera che Sony non distribuisca ciofeche così troppo facilmente, diciamo. Morbius. Sì, è vero. Però dai, diciamo che si spera che almeno è un gesto di fiducia, ecco. Se invece di Sony lo distribuiva Polacci Film, mi preoccupavo di più. Quindi ci sono delle ragioni di cauto ottimismo. Poi il budget, ne parlavamo prima off-screen, è di 60 milioni di dollari e purtroppo oggi con 60 milioni di dollari non ci fai davvero niente. Una serie come Sensei, che ha bisogno, perché le armature comunque credo che devi fare in CGI, beh, viene una schifezza se fai armature reali. Il cosmo pure, quindi ti viene il dubbio su che tipo di qualità possano dedicarci. 60 milioni, se noi vincessimo la lotteria saremmo uomini felici, ma per farci un film purtroppo ci devi aggiungere qualche zero. Allora, andiamo, diciamo, a un pochettino anche aggiungere a quanto hai detto. Sembra che ci sia proprio ad Hollywood una tendenza di provare a creare un filone cinemanga. Cioè, se i cinefumetti ormai funzionano, come ci avete, ci sono stati tanti, ma anche film degli anni 50, 60, che insomma, così diciamo che il primo Superman forse era stato quello che fatto vedere che si poteva fare qualcosa di buono, e poi beh, c'è stato il boom degli ultimi 20 anni, diciamo, e ora vogliono provare anche a poter trarre delle IP dai manga, e sono stati fatti dei film, però ultimamente soprattutto Netflix ha provato anche a fare altri prodotti, e al momento è in lavorazione una serie su One Piece, sempre quella in live action, con tra parentesi anche un attore in comune. La questione del budget, come sottolineate, ora non è che mi aspetto un budget elevatissimo. Lo stesso maltrattato Morbius ha avuto un budget di 75 milioni e il budget include anche il cachet degli attori. Quindi un premio Oscar come Jared Leto o un attore quotato come Matt Smith o Jared Harris, ovviamente hanno un cachet molto più alto che tutto il cast di Sensei ha messo insieme, perché Sean Bean e la Funke Jenkins non hanno il cachet di un attore, quelli che si Certo. chiamano A-list, e il resto sono praticamente tutti sconosciuti. Poi c'è anche un'altra questione per quanto riguarda il cachet di un
potenziale franchise. L'abbiamo visto recentemente con appunto i film Marvel o i film DC. Tu firmi un contratto per tanti film e nel tuo contratto già c'è scritto il tuo compenso, come aumenterà di sequel in sequel. Robert Pattinson per The Batman ha guadagnato solo 3 milioni, che per Robert Pattinson è poco, però nel suo contratto nel seguito già passerà 15, sicuramente. Momoa per il seguito di Aquaman ha preso 15, la Gal Gadot per il seguito di Wonder Woman ne ha presi 10 più 10 che aveva di contratto anche produttrice. Quindi qui è probabile anche che il budget è più basso perché gli attori adesso magari accettano anche un salario più basso, però la previsione di vari sequel poi ovviamente questo va a aumentare. Certo, quello poi andrà a aumentare anche il budget e se il film non è redditizio, ciao. Beh, Quindi diciamo questo che c'è, che 60 milioni. conferma. Però io quello che credo con un budget del genere è di non aspettarci troppi effetti speciali e andranno molto più sul pratico e Sì, conferma combattimenti. che è una cosa sperimentale, fondamentalmente. Loro stessi ci stanno spendendo un po', tutto sommato. Se andrà bene, ci spenderanno di più. Se andrà male, ciao, perché i contratti sono opzioni, per cui. Sì. Nell'intervista al produttore, perché tra poco parleremo Sì, anche sì, sì. dell'intervista al No, però produttore. quella cosa sulla opzione, questi contratti qui, la casa di produzione non è obbligata a fare sequel, però se li fa, gli attori sono obbligati a tornare. Quindi Sì, funziona in esatto, questa sono maniera qua. vincolanti per l'attore, Per ma non l'attore, per ma il non produttore. per la casa. Che poi se la casa vuole anche fare un recasting, lo possono fare. Quindi. Sì, però se l'attore. No, se la casa non ti licenzia, tu ci devi essere, Esatto. fondamentalmente. Abbiamo avuto questa intervista su Variety del produttore, che è un'altra cosa che mi ha fatto piacere, perché Variety non è la rivista della scuola, è una rivista sicuramente importante. Quindi anche questo, vedere che si parlano di Sensei su Variety è una bella cosa. E a parte tutta una serie di cose di cui andremo a parlare tra un po'. Dicevo una cosa interessante, cioè che il secondo film non dipenderà necessariamente soltanto dagli incassi del primo. Si valutano una serie di fattori, di elementi legati anche al successo della serie Netflix Crunchyroll animata. Secondo me, loro vorranno valutare mercato per mercato come va, perché ci sono paesi in cui puoi star sicuro che la gente lo va a vedere. In Sud America, America Latina ci andranno, in Francia credo pure, e secondo me anche da noi in Italia comunque un discreto rimorchio farà, perché siamo in tanti nei canali Sensei a conoscere questo brand. C'è il grosso punto interrogativo dei paesi anglofoni, degli Stati Uniti, dell'Australia. Soprattutto gli Stati Uniti, in Cina pure andranno, i cinesi, gli orientali, perciò la Toei se lo distribuisce da sola. L'America è un punto interrogativo ed è un mercato al quale tengono molto, quindi chissà. Però ecco, poi sai, noi non sappiamo come sia andata la serie Netflix, abbiamo avuto anche qualche indizio che magari non è andata proprio male, quindi chissà, ecco. Ripeto, c'è qualche cauta ragione di ottimismo. Sicuramente, però, secondo me, bisogna andarlo a vedere accettando da prima di entrare di non aspettarsi l'anime con attori in carne ed ossa. Se uno entra al cinema e si aspetta quegli effetti, quei combattimenti, quegli effetti speciali da film Marvel, allora parte. Cioè, meglio che non ci va proprio perché parte deluso in partenza. Però te stesso puoi confermare come tanti fumetti siano stati poi traslati su grande schermo in maniera diversa da renderlo più credibile. Non dico realistico, però renderlo più credibile. Quindi anche i costumi che vengono cambiati in maniera tale che non sembrassero dei cosplay poracci di Halloween. Cioè, tante cose comunque sono state poi adattate perché. Se uno ha un po' di sale in zucca, sa che comunque va da un media diverso e quello che funziona magari su una pagina o su un prodotto animato non è detto che funzioni necessariamente su un live action.
Quindi quello, diciamo, eravamo già partiti in partenza, che sapevamo che non sarebbe stata quella trasposizione, perché non avrebbe funzionato. Speriamo che le scelte artistiche che, diciamo, hanno poi approvato siano meritevoli, siano comunque vada funzionali e funzionanti. Dipende molto, secondo me, da come andrà per i Neutrals, perché secondo me i fan non saranno contenti. I fan di Sicuro. Senseiya, ma in generale i fan, sono molto legati alla fedeltà. Ora, se Di fai... qualsiasi prodotto parli. Sì, ma di tutto, comics, quello che Signore è. Ora... degli anelli. Di tutto. Ora, in alcuni casi tu puoi fare film che, pur non essendo fedeli, sono comunque in linea e fanno felici i fan. Ti posso dire, per esempio, gli Spider-Man di Sam Raimi, i primi due Spider-Man, i fan dell'Uomo Ragno li adorano mediamente. Pur avendo delle libertà, però comunque hanno fatto i fan felici. Poi ci sono quei film che invece i fan non sopportano proprio, però i fan sono comunque quelli che magari non te lo vanno a vedere la seconda volta, però una speranza, un incasso, un biglietto, la prima volta lo staccano. Il punto che credo sarà cruciale sarà come sarà preso dai non fan, perché alla fine i film Marvel, ai film DC principali, hanno fatto 1 miliardo o 2 miliardi di dollari. Non dai fan, perché i fan non sono poi così tanti, lo hanno fatto creandosi dei loro fan che magari non hanno mai aperto un fumetto in vita loro, non hanno mai letto Il Signore degli Anelli in vita loro, però gli è piaciuto, passaparola e via dicendo. Qui in Senseiya si tratta di fare questo, si tratta di capire se lo spettatore che si va a vedere un film esce soddisfatto o dice che schifo, che cagata astronomica e non ci torna più. Anche perché c'è da considerare che spesso noi dimentichiamo di vivere in una bolla, cioè parlando di questi argomenti e leggendo da account social che parlano di questi argomenti, abbiamo la convinzione che tutto il mondo, cioè tutti gli 8 miliardi di persone, pensano in quella maniera. In realtà il numero è molto, molto, molto microscopico. Quindi ci sono dei film che magari, dei prodotti che il fan duro e puro ha bocciato, che però invece non sono andati per niente male, perché il pubblico generalista dove che si approccia ad un prodotto per la prima volta non ha un metro di paragone, non parte con un pregiudizio positivo o negativo che sia e magari apprezza il prodotto per quello che è. E come dici te, i film che hanno un grosso successo. Perché? Perché vanno ad attirare quel pubblico che numericamente è molto più grosso rispetto al fandom. Però quello che dici te in realtà è quello più o meno il bottom line di quello che dice il produttore su Variety. Cioè, prendiamo un IP e speriamo di poter attrarre un pubblico nuovo che venga a vedere questi prodotti. Quindi qui, più che la produzione, sarà da vedere quanto spenderanno in marketing per informare lo spettatore medio del fatto c'è questa pellicola che tu poi magari non vai a ver non Guardato. puoi anche non andare a vedere al cinema, però magari poi vai a recuperare sulle piattaforme streaming e loro hanno tutti i dati precisi di quante persone lo hanno visto e per quanto tempo lo hanno visto, se magari sono stati rivisti dallo stesso utente più volte, a dimostrazione che magari il prodotto può anche essere piaciuto, soprattutto se poi magari è un utente con figli che sappiamo che magari un prodotto lo possono vedere anche 3 volte al giorno in repeat. Quindi secondo me sono tanti parametri che loro devono tenere in considerazione, tante variabili anche. C'è una cosa interessante che il produttore ha detto a Variety, che a un certo punto ha fatto un casino con la serie Netflix. Fondamentalmente dice, non ricordo se nell'intervista a Variety o in un'altra, perché ha parlato in più parti, ma dice di aver combinato un guaio con Netflix, che secondo me è Era riferito a su Sean. Variety. Secondo me non lo dice, ma credo sia riferito a Sean, a Sean Sean.
Kurumada lo ha portato a vedere un incontro di sumo, lo ha invitato a bere qualcosa insieme, lo ha tranquillizzato e ha in qualche modo risolto la situazione. O è successo qualcosa che noi non sappiamo, ripeto, secondo me è qualcosa collegato a quest'idea di Sean che non è stata presa tanto bene. Questo vuol dire che Kurumada comunque ha dato un qualche suo supporto a questo film e che, come Uivo dice pure, poi tra poco parliamo del discorso dei diritti, del motivo per cui è stato scelto Sensei, c'è comunque il supporto dell'autore, il che ti fa pensare che pur prendendosi delle libertà, e vedremo tra poco un personaggio in particolare che incarna bene queste libertà, però credo che cercherà di tenersi classicheggiante, tutto sommato, e credo anche che dovrà, cioè credo, spero, che stiano attenti a scegliere un buon periodo di uscita al cinema. Perché è chiaro che se tu fai uscire questo film quando esce Avengers The Kang Saga o quello che è, o comunque un altro grosso film, vai a fondo sicuro. Quindi devi, secondo me, anche essere bravo a beccare la finestra giusta per farlo vedere a più persone possibili che non siano in. Perché questo è un film che comunque rientra in un'ottica di supereroi. Sono supereroi diversi da quelli occidentali, però non è un film romantico, cioè non è un film che magari ti vai a vedere col primo appuntamento con la ragazza che non ha mai visto Sensei. Questo è un film che vai a vedere se sei fan dei supereroi, del fantasy, dell'azione, delle arti marziali, uno Shang-Chi. Esatto. Non devono farlo uscire quando c'è un vero Shang-Chi al cinema, perché non hanno speranze. Cioè, come mandare Cassius contro Ioria, praticamente. Sì, no, quello sì, però diciamo che non ha neanche il nome dietro che permetta di fare quello. Io francamente non lo so, cioè, se fossi stato il produttore, che tipo di approccio avrei preso per poter rendere interessante una pellicola, anche perché ci sono tantissimi report, soprattutto degli ultimi anni, che mostrano praticamente come film originali, nonostante se ne producano in quantità industriale, floppano o non ricevono alcuna intenzione, mentre invece film tratti da proprietà intellettive note, sì. A prescindere che sia magari una proprietà vecchia, abbiamo visto anche di recente Top Gun Maverick tutti i record che ha al box office che sta battendo, perché comunque vada, era un qualche cosa di già noto al pubblico. Quindi la difficoltà maggiore sarà proprio introdurre un'IP nuova. Anche perché Top Gun Maverick è un bel film, Sì, vediamo fondamentalmente. che funziona. Quindi. Cioè, quello poi ha passato. Quello è un esperimento interessante per quanto riguarda il box office, perché per primo ha praticamente attirato quell'audience che aveva vissuto il film dell'86. E c'è stato un passaparola positivo tale, tanto negli Stati Uniti è andata bene anche negli Stati Rossi, che generalmente sono quelli che vanno al cinema di meno, però il topic, diciamo, era più di loro interesse. E poi invece è stato, diciamo, come posso dire, distribuito, no, meglio, c'è stato un passaparola più che positivo, tanto che si è traslato in passaparola da una generazione all'altra, alle altre, praticamente tutti lo hanno visto. Qui dovrebbe succedere una cosa del genere, ma non ne sono sicuro. Il fatto è che partiamo anche con un mouse, perché all'utente medio i film di anime, che ne sono usciti pochi, ma quelle poche cose che sono uscite erano brutte. È come era una volta il film dei supereroi fino al boom, diciamo, con Blade e X-Men in poi. Cioè un'epoca in cui, a parte il tipo di Batman di Burton o il Superman di Donner, ma film di supereroi voleva dire film brutto, film ridicolo. Ed è stato difficile poi per questi film, per queste produzioni, inizialmente superare questa anomalia.
I film degli anime in questo momento sono nella stessa situazione. Se chi ne sa qualcosa dice film di anime, sicuramente è brutto. E da un certo punto di vista sarebbe stato bello uscire in un'epoca in cui i film degli anime sono una cosa affermata, diffusa, che hanno budget grossi, e sfruttarlo. Fa un po' paura essere gli apripista. Però dal tempo stesso, sai, speriamo che venga fuori qualcosa di bello. Poi alla fine, se viene brutto, insomma, lo guardiamoci, facciamo due risate, ma meglio che ci sia piuttosto che non ci sia. Tornando all'intervista di Variety, dice un paio di cose interessanti il produttore, quello che diciamo prima off-screen. La prima è il motivo per cui è stato scelto Senseiya, che a quanto pare in una situazione abbastanza semplice con i diritti. E questo è interessante perché pare che Kurumada abbia riassorbito i diritti delle case editrici e che quindi per queste cose bisogna interagire soltanto con lui e con Toei. Ora, Toei è già Toei, per cui Ma non non credo ha. che li abbia riassorbiti, è che non gliel'ha mai dati. No, li ho riassorbiti, ho approfondito un poco dopo aver letto quell'intervista. Quando ha fatto il passaggio da Shueisha ad Akita Shoten, Kurumada ha riacquistato i diritti di Shueisha, che comunque deve uscire come copyright lì nel colophon, e li ha dati in gestione ad Akita Shoten senza però cederli. Quindi al momento, nonostante Shueisha e Akita compaiano perché poi sono robe pubblicate sulle loro pagine, eccetera, il copyright effettivo è Masami Kurumada e Toei Animation. Il che ha tolto un intermediario nelle discussioni perché non devono più mettersi d'accordo tre entità, ma due. E una di queste entità è il creatore, che quindi diciamo che ci tiene a un livello più personale. E pare che sia il motivo per cui è stato scelto Senseiya come primo anime da utilizzare per il film. Un'altra cosa poi interessante che dice Nell'intervista. nell'intervista è che questo dovrebbe essere il primo di sei film, perché loro vorrebbero convertire tutto il manga originale in serie. Come dicevi tu, si vuole creare questo nuovo tentpole, questa nuova saga, come è stato Harry Potter, come sono i Marvel e via dicendo. Ora, sei film, secondo me, non su Senseiya non li vedremo mai, perché io mi immagino due film sulla serie di Hades, tre sul Santuario e uno su Nettuno, forse, o due, 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 ma non cioè veramente Ma ci. credo, guarda, di come parlavamo prima, poi magari ci arriviamo un attimo, credo che non è detto necessariamente che seguiranno quella storia lì. Hanno sottolineato il fatto che hanno prodotto oltre 140 episodi, ce ne sono altri, eccetera, per cui c'è tanto materiale per poter creare tanti film. Ma credo che anche il numero dei film, adesso 6, probabilmente è ipotetico. È giusto così per poter pensare, ok, faremo tutti questi prodotti. Poi ovviamente dipenderà dal successo, nel senso che magari crei una storia e piace o non piace, ne crei un'altra, vedi quale delle due opzioni ha avuto più interesse, ha avuto più risonanza, ha anche venduto più merchandise e quindi ha generato altro tipo di introito e poi continui in quella maniera. Probabilmente ci sarà la storia, seguirà quella del manga fino ad Ade, però non mi sorprenderei se per caso alcune cose verranno magari ampliate ed altre cose verranno tagliate. Quindi, Beh, perché se andiamo a sicuramente. pensare la prima, poi magari ne parliamo nel dettaglio tra un attimo. Comunque, guarda, avresti il grande tempio, avresti Asgard, avresti Nettuno e avresti praticamente anche due di Ade, perché comunque guarda, puoi creare parte 1 e parte 2, ecco che arrivi tranquillamente a 6. Asgard, secondo me, ce la sogniamo. Però Secondo me hanno parlato Asgard. degli episodi, cioè il tizio ha parlato anche degli episodi, quindi ha incluso anche quella storyline là. E Sì, considerando che.
magari finalmente vediamo un Thor meno tonto, cioè quello potrebbe essere una cosa positiva. No, secondo me Asgard, cioè davvero, se facessero il film di Asgard, allora, il problema è che poi, allora noi adesso sappiamo, oh, Fiat Lux, Fantozzi! attenzione, attenzione, Fantozzi! Ha risolto! eccola Perché qui, la vedete? nell'introduzione noi abbiamo detto che Fantozzi te spiccia casa a te. Ok, perfetto. No, no, è assolutamente vero. Tra l'altro, non è detto che reggerà perché sono con lo spot, però vediamo un po' quanto se ce la facciamo. Dai, per pochi minuti. Se cado è per questo, lo sapete. Vediamo da quanto Attento tempo non vediamo. accade. Finisco un attimo il discorso e Sì, poi diamo la finisce. parola So neanche a di cosa stavi Devi. Ti parlando. facciamo poi il riassunto. Va bene. Noi sappiamo che questo primo film sarà incentrato presumibilmente sulla saga dei Cavalieri Neri ed è una saga dei Cavalieri Neri che dagli stralci di storyboard e sceneggiatura che sono emersi contiene qualche elemento del vecchio film in CGI, perché si parte con Micene che scappa nel cielo inseguito dagli Sure. assassini, esatto, come nel film in CGI. E poi prende elementi della serie Netflix di Netflix. Knights of the Zodiac, perché c'è Van der Gulad, che però stavolta è una donna che dovrebbe essere Famke Janssen. Il che fa pensare comunque ad un film che abbia Gurad, Famke, come si chiama, come nemico finale e che sia contento nel complesso di coprire l'arco del Black Saint. Questo già mi fa pensare che sarà più simile alla versione dei Black di Stay Nights che non ai doppioni cattivi della serie classica. Non mi aspetto un Black Pegasus, Black Dragon e via dicendo. Se più avanti arriveremo davvero a un film sulla serie, per esempio, di Nettuno, ecco, non mi aspetterei sette generali, sette scontri, cioè è improponibile. Credo che sarà tutto rivisto, ridisegnato, modificato in una maniera più adatta a questo tipo di spettacolo. L'unica cosa che credo manterranno sono i Gold Saint, perché sappiamo che saranno nella prossima stagione di Knights. È perché senza Eia veramente credo che togliere i Gold Saint sarebbe un suicidio anche per loro. Credo che sappiano quanti soldi e quanta attenzione generino. Però guarda, mi Quindi. ricollego a quanto dicevo prima quando parlavamo del budget e anche in base a quanto visto dal panel appunto di San Diego e i video che poi hanno anche caricato la Toei stessa. Visto il budget contenuto e visto appunto che hanno mostrato il coreografo e tutte le varie coreografie fatte, ti costa di meno avere un film di inizio per attimino capire se al pubblico può interessare, dove non devi, diciamo, usare tantissima CGI per creare colpi e cosmo, ma puoi creare combattimenti molto più di lotta. In quella maniera semplicemente coreografia scazzottate e CGI limitata. Un po' di CGI ce l'hai perché comunque fai vedere che quando magari colpisci una persona che va addosso ad una roccia, si rompe, si sbriciola. Poi, se dovesse esserci un aumento del budget, ecco che in un ipotetico secondo film puoi introdurre dei personaggi dove serve più CGI sia per l'armatura che per quanto riguarda l'uso dei colpi. Come dicevo prima, questi Black Knight, dicevamo scusa, off-screen, nella serie Netflix, comunque usavano anche loro questo colpo energetico dell'Onice, ma io qui mi immagino che saranno più dei combattenti senza necessariamente utilizzare il cosmo, e tutto questo per ridurre gli effetti speciali. Anche perché in una delle interviste, quando si parlava del film esce nel 2023, ma non è stato specificato quanto, è emerso un problema che ultimamente tutte le case di produzione stanno incontrando. Le case di produzione degli effetti Anche. speciali sono ingolfatissime, proprio ingolfate, lavorano 24/7 e spesso escono dei prodotti dalla CGI alquanto contestabile.
Quindi loro dicono: noi vorremmo 2023, ma dipende anche quando riusciamo ad avere gli effetti speciali completati. Quindi fare un film anche con meno reliance sugli effetti speciali può essere, C'è diciamo. il rischio di bruciarsi un po', perché se fai uscire è vero che hanno preso fare uno dei migliori coreografi che ci sono, perché Shang-Chi Il è il coreografo si coreografo di Shang-Chi. ha lavorato con Jackie Chan ed al momento è uno delle migliori, uno dei migliori coreografi sul mercato per quanto Sì, riguarda quel tipo di combattimento. ed è stato molto lodato, i combattimenti di Shang-Chi sono stati Sì. molto lodati. Al tempo stesso, se parti con un film che non ti lascia il segno, poi rischi un po' di bruciarti tutto il filone, perché poi non ti danno la seconda possibilità necessariamente quando esce il 2 o il 3. Ehi, cosa ne Sì. pensi? Sai di questo film? Sappiamo che sei stata sulle Dolomiti al mare. Sai di questo Praticamente film? sì. Ok. So, beh, grazie, sì, so del film in live action che devo uscire, grazie mille. Lo so che sono stati mostrati anche dei minuti al Comic Con, giusto, c'è stato il San Diego Comic Con, è stato fatto non del film, il dietro le quinte, un montaggio di dietro le quinte del film, l'ho visto, non lo so, cioè non, vedremo, le mie, tanto lo sapete, le mie aspettative sono sempre state bassissime per questo film. Quel piccolo video così mi ha dato l'idea di una, sapete quei film anni 80, quei B-movie anni 80, ok, mi ha dato l'idea di quella roba lì. Però sai, è È un. per questo che infatti dipenderà molto dalla CGI. Io l'unica cosa che Dipenderà ho molto dalla apprezzato. CGI, ma anche dall'immagine che vogliono mostrare, l'immagine, la messa in scena, come vogliono infiocchettartelo e vendertelo. Dipende tutto molto da lì, poi come te lo presentano. L'unico video dei tre video che hanno mostrato, quello che mi è piaciuto è quando proprio fanno a scazzottata. La prima, tipo Sì. il primo minuto, quello sembra coreografato bene. Poi nel momento in cui praticamente arriva lo slow motion, si vede il cazzotto e viene sputata l'acqua, eccetera, lì ok. Qui Vabbè. magari c'è da vedere come sarà nella Va visto cosa com'è, ma complessiva. soprattutto è proprio l'immagine che decideranno di dare al film, la messa in scena e tutto il resto. Lì si tireranno un po' le carte, si scopriranno le carte. Comunque, per Come quanto riguarda. hai, Oh, vai, vai, vai. considerato il fatto che si sia parlato di Senseiya al San Diego Comic Con? Ne abbiamo parlato un po' prima. Sai, dicevamo avere Knights Senseiya alla più grande mostra del fumetto, cinefumetto mondiale. Da un certo punto di vista fa piacere che ci sia arrivata, poi bisogna No, vedere no, come. fa piacere, bisogna vedere in quanti sapevano di cosa si stava parlando, che non penso che siano Hanno tantissimi. fatto delle lunghissime introduzioni, cioè il panel che tolti i vari Esatto. video, eccetera, dura una ventina di minuti, cioè tolti i Sì. vari video dietro le quinte, eccetera, proprio il regista prima, il produttore, eccetera, e poi c'è stato anche un video iniziale in cui hanno mostrato la audience, poi l'audience era quasi tutta sudamericana, almeno da Almeno come quelli si lo sanno che sentiva. cos'è. Però no, hanno mostrato dei video in cui hanno spiegato che cosa era e il motivo Sì, per cui hanno voluto fare questa figurati. trasposizione. Quindi, che è un pro e un contro? Perché il pro qual è? Se tu non lo conosci, non vai con nessun altro metro di paragone e magari vedi se genuinamente ti piace o no. Quindi diciamo, non parti con un pregiudizio. Il contro qual è? Come dicevo proprio qualche minuto fa, che negli ultimi anni i prodotti originali, anche di ottima qualità, hanno floppato miseramente, perché invece funzionano le varie IP. Quindi quello c'è, diciamo, però no, hanno dovuto proprio spiegare che cosa è tutto, perché immagino che chi Certo, stava perché lì nella sala non. 6 dice, boh, che stiamo a vedere, soprattutto per quanto riguarda pubblico anglofono. Per forza. No, quello che stavo a dire, sono uscite anche delle immagini ad alta qualità della storyboard, in cui appunto si parlava dell'inseguimento, si parlava appunto
Seiya che combatte contro dei Black Knight, Phoenix, che appare, comunque va dall'attore che interpreta Ikki, ovvero Diego Tinoco, ha parlato durante il panel che non lo vede come un villain, non lo vede come un nemico, ma è uno di quei personaggi complessi che ha voluto, diciamo, portare nello schermo, eccetera, eccetera. E si parla comunque vada di questo di Pegasus che subisce, quanto pare potrebbe essere una variante o il fantasma diabolico, e che praticamente torna indietro nel tempo, cioè a questa immagine di questo bambino che piange, e poi Un si flashback, diciamo. eh? Sì, un flashback, una Esatto. visione, un'illusione. E poi si sveglia con praticamente lui che parla con Marin, si sente in colpa per non averla potuta salvare, quindi nuovamente c'è la questione di Seiya e rimorsi per non aver salvato la sorella, come era anche nella serie Netflix, perché nella serie classica, cioè lui è un bambino, nella serie Netflix praticamente Patricia viene rapita e lui è impotente. Non dobbiamo nemmeno escludere la possibilità che succeda qualcosa come in Netflix, cioè che si veda Ioria che porta via Patrice. Perché potrebbe essere un modo per farti vedere un Cavaliere d'Oro e crearti un po' di curiosità, di hype per il seguito. O io mi immagino invece che sarà qualcosa della Gurad al femminile. Anche perché si vede nella un'altra scena Saori che viene praticamente legata ad un macchinario per poterle rubare l'energia, e magari potrebbe anche essere che magari avevano, non so, rilevato che da parte di Patricia uscisse un certo tipo di energia e magari è stata rapita proprio per usarla come batteria. Non lo so, Dipende sto ipotizzando. molto, perché secondo me se sono furbi inseriranno qualche cosa di collegamento a seguiti, qualche cosa che ti lascia un po' di curiosità per vedere dopo. O te lo fanno finire in qualche cliffhanger con Saori che viene colpito dalla freccia di Betelgeuse come nella Netflix, o appunto una prima comparsa di Ioria o di qualcuno che porta via Patricia. Credo che si baseranno su queste cose Netflix. Il grosso dubbio che ho riguarda Sirio, Crystal e Andromeda, perché il fatto che abbiano fatto vedere le foto di cani e porci e non di quei tre mi fa pensare che avranno un ruolo molto molto di spalla. Probabile, perché comunque vada l'attore di Icky è stato messo veramente center and front su tantissime campagne marketing. Front and Ancora il center. suo nome forse è stato tra i primi ad essere usciti più del protagonista stesso, che è un nato in America, è un giapponese nato in America, quindi praticamente prima generazione di immigrati. Era uscito anche che era il personaggio che dovrebbe fare Cassius, questo Nick Stahl, Sì, che e non ci potrebbe. sappiamo se è Cassius oppure Tisifono. Esatto, perché a quanto pare sì, c'è l'attore di Cassius, che poi si vede anche nell'immagine appunto del combattimento tra i due, perché lo stesso attore aveva detto che proprio la scena in cui lui guadagnava l'armatura, vinceva l'armatura. Diciamo, l'aveva girata, era una delle scene più, diciamo, emozionanti, eccetera, eccetera, solite frasi di circostanza, però si vedeva questo personaggio con un tatuaggio dell'Ofiuco. E quindi in questo caso ci potrebbe essere stato questo gender swap, ovvero un Tisifone allenatore, cioè maschile, e quindi però questo va a togliere tutto il fatto della maschera, tutto il fatto dell'innamoramento, che francamente avrebbe aggiunto tanto alla trama, e probabilmente hanno voluto semplificare un po', però hanno fatto anche il gender swap con Burad, poi, quindi. Sì, una parola, poi l'innamoramento di Tisifone a presentarlo in film Sì, ma soprattutto se poi hanno una certa differenza d'età, non lo puoi fare. pure, ma in generale diciamo che è una cosa che secondo me
Già sono curioso di vedere nella serie Netflix quanto ne è. Oddio, come c'è stata? No, nella serie Netflix che succede con Ioria? C'è Shine? Sì, c'era che comunque vada, però non, che blocca anche lei il colpo e viene portata via da. Però non c'era tutta la storia dell'innamoramento, cioè non era così marcata la storia dell'innamoramento. Anzi, co di come hanno parlato al panel, che è per questo secondo me che lo hanno tolto, hanno parlato appunto di Saori, di Siena, come la chiamano loro, che a quanto pare sarà invece un personaggio che avrà più spazio. E del fatto, cioè, così stuzzicando, cosa è Che per ci un possa umano essere. innamorarsi di una dea? Beh, vista è molto carina l'attrice che fa Saori, Sì, quindi Madison a sei Iseman, all'inizio. Beh, è sì. quella che ha fatto il Jumanji, se non sbaglio, la nuova serie i nuovi film di Jumanji. Ed è molto carina anche questa Castalia alle tue spalle, Sì, comunque, perché che l'immagine, piacerebbe a la scelta Castalia. Sirio, Eli. Che dico, non so che immagine mettere, te la mando io. Le Immaginavo, piacerebbe. Sì, ma immaginavo. le piacerebbe a Castalia essere così, guarda che bella ragazza. Diego Tinoco, secondo me, è front and center perché è un esca in più per il pubblico sudamericano, perché alla fine non credo sia un caso che abbiano scelto proprio lui. Il tizio che Anche fa lui comunque era Seiya. nato in America. Nato in Sì, America, vabbè. il sudamericano, che poi parlava del fatto che era questo suo sogno, non si immaginava, arrivato in America, e quindi poi ha cominciato a parlare in spagnolo e praticamente la sala è esplosa. Da qui capivi che la sala era prettamente spanofona, non lo so come si dice, ispanofona. Però ecco, ora mettiamoci nei loro panni, paesi che sono fan di Senseiya, ad avere un attore spagnolo che di origine spagnola che ti fa uno dei cinque protagonisti, diciamo che è stata pensata bene per attirare pubblico in quella zona lì. Ci mancava quasi il Cristal francese, che poi avremmo avuto tutto. Ma però anche da un punto di vista logistico avrebbe più senso se Sean Bean è il padre di tutti. Cioè lui che era un grande viaggiatore in ogni paese dove andava e poi lo spiega perché hanno tante madri che sono tutte coetanee. Sì, Avrebbe perché anche più dove senso. andava, lasciava un figlio. L'attore che fa Seiya, se non sbaglio, di recente si è trovato in un piccolo scandalo con la giustizia. Non ai livelli Sì. di Ezra Miller, di Flash, ma non so cosa abbia fatto, ma ha fatto Sì, qualcosa. era uscito, però era uscito solo negli outlet giapponesi. E ti dico che anche la questione Ezra Miller, che io l'avevo seguita, poi di recente parlando di alcune cose, molti hanno detto: ma perché? Che è successo? Quindi, se non è stata tanto, cioè non ha No. raggiunto tanto pubblico quella, figuriamoci questa di Makenyu, che al momento è in Sudafrica perché lui è anche nel cast di One Piece, serie Netflix live Sì. action. Quindi se ci fossero stati dei problemi, invece continua. Sì, ecco, speriamo che non faccia, cioè, oddio, poi ci importa fino a un certo punto, però speriamo che si fermi qui e che poi non si faccia arrestare o cose del genere, che già partiamo in difficoltà qui. O magari poi fanno protagonisti Sirio e Crystal, Andromeda e Pegasus. Fenix, perché sembra essere quello più. Phoenix. Tra l'altro, no, vabbè, niente, perché non ho sotto mano i nomi di chi avrebbe fatto Sirio, Crystal e Andromeda. Sai, mi viene il Neanche dubbio se io. Sirio, Crystal e Andromeda ci sono alla fine, perché ricordiamoci che noi non abbiamo visto niente di loro tre dopo quel casting di secoli fa. Esatto. Sì. Capacissimo che ti fanno un film solo con sei Eichi, non che magari ti fanno entrare gli altri tre Che no, dopo. magari gli altri tre li vedi come comparsa. Ti dico nuovamente per ridurre il budget. Anche perché se hai Ridurre il i Black budget Knights, anche. che non sono il loro alter ego neri, praticamente, e sono semplicemente questi esseri amorfi in qualche senso, ci può anche stare che magari è Seiya la ricerca della sorella, l'interazione con Saori e Phoenix, Da Gurad e i Black Knights. un certo punto di vista, ti
metterebbe a fuoco la narrativa, perché è difficile avere cinque protagonisti. Alla fine la Marvel è il motivo per cui non ha iniziato con Avengers, è iniziato con i film di Cap, Thor, Iron Man, Hulk e poi li ha uniti in Avengers. Avere cinque protagonisti da far conoscere al pubblico in un unico film non è facile. Quindi avrebbe una sua logica concentrarsi su serie ricchi. Certo, è un'altra cosa che alienerebbe una grossissima fetta di fan, perché poi Seiya sappiamo che non è che sia così amato come protagonista. Se tu cacci Sirio Crista e Andromeda, non so Però come possa credo essere. che, come avevamo trovato i loro nomi nel casting, loro ci saranno, ma non saranno centrali all'interno di questa pellicola. E in Ma quella bisogna maniera però puoi vedere. rendere una storia un po' più snella, perché se vuoi mettere troppe cose, questa sarà una pellicola che durerà un'ora e mezza, non aspettiamoci 3 ore, Sicuro. e Sì. c'è anche il pericolo che metti tanti per personaggi, poi non ne sviluppi ne nessuno e hai l'idea No, più di essere un tolgono, film. paradossalmente, più Meglio, tolgono, meglio è, insomma. Cioè, possono anche presentare Shiryu e Hyoga verso la fine, per magari intavolarli e farli conoscere in un 2 che non ci sarà mai, per dire, perché comunque questi sono prodotti che nascono con l'idea di sequel alle porte, se vanno bene. Quindi, cioè, magari i un po' fan comunque strano. vada lì, Sei film. vedono e dicono ok, se c'è un seguito, poi so che questi Se personaggi c'è un verranno seguito, sviluppati. questi qua arriveranno, esatto. Quindi, come idea, La vedrò. non è male. E di nuovo vai a risparmiare sul budget, perché magari anche l'animazione, gli effetti speciali dei colpi di Pegasus e Phoenix sono quelli, non ne devi creare altri tre o quattro. Cioè, parlando appunto di questo è il budget, come riusciamo a massimizzarlo, c'è anche questo, tu crei quegli effetti speciali che poi vengono applicati. Non lo so, poi stiamo semplicemente Guarda, alla speculando. fine, fondamentalmente la cosa importante o la speranza è che sia un bel film. Perché Esatto. se il film è carino, poi tutto sommato te ne freghi che c'è Sirio, Andromeda, Crystal, che sono importanti, che sono introdotti alla fine. Dici, vabbè, il film mi è piaciuto, sono entrato, sono uscito, che comunque mi è divertito, allora già va bene. La cosa brutta sarebbe se entri e vedi un film che al netto può essere pure diversissimo come il giorno e la notte della serie classica. Però se vedi un film fatto male, se vedi un film brutto, mi viene sempre da pensare il primo Suicide Squad. Ora, a me della Suicide Squad importa molto poco, riconoscevo dei cartoni e basta, quindi potevano farci quello che volevano. Però ho visto il primo Suicide Squad, ho detto che schifo di film. Se mi dà quella sensazione lì, allora addio, ecco. Poi fedele, non fedele, alla fine, come dicevamo prima, uno non andrà al cinema aspettandosi la serie classica live. Kurumada è Immagino. molto attivo nella produzione, quindi boh, Beh, anche vediamo. perché comunque vada, i diritti sono Sono suoi, come suoi, sì. appunto spiegavi prima. C'era altro che era trapelato No, dalle varie. anzi, mi Mi sembra sembra che di abbiamo più o no. meno coperto todo. Sì, abbiamo detto i sei film, abbiamo detto la Toei perché ha scelto Sensei, il regista, la presenza di... No, direi che abbiamo detto... Hanno girato in Ungheria, l'avevamo già detto Sì, nell'episodio scorso. hanno anche spiegato in Ungheria con tutta un'equipe giapponese, ma perché aveva anche dato quegli incentivi. Ovviamente produzione che poi è stata interrotta a causa Covid, quindi le varie problematiche poi dovevano iniziare a girare nel 2020, poi è spostato di 6 mesi e poi c'è stato un altro ritardo. Quindi, ma quelli siamo purtroppo tutto quello che è avvenuto in pandemia ha avuto più o meno lo stesso percorso, Vabbè, per forza. quindi Sì, quello vabbè, non era. diciamo che E c'è stata appunto, anche sfortuna, ecco. sì. E appunto che il film l'hanno completato.
Quando abbiamo iniziato a settembre, eccetera, e ora sta in post-produzione, però appunto parlavano che quando verrà conclusa. Quindi al momento c'è un 2023 generico. Ah, non abbiamo parlato del poster che avevano pubblicato in cui si vede la medaglietta. Ed anche lì credo che è molto più semplice e più economico usare una medaglietta. Poi non lo so, ma ultimamente se io vedo qualcuno con uno scatolone, mi viene pensato a qualcuno che fa un delivery di cibo o Deliveroo, questi, perché hanno praticamente quel tipo di. E quindi Sì, magari, no, ma soprattutto per un pubblico anglofono, che loro sono abituati a vedere tanti di questi persone su biciclette, eccetera, con questo, cioè pensano anche, viene a portare la pizza, viene a portare. i Pandora Box secondo me sono improponibili oggi. Cioè, i cinque samurai che sono usciti negli anni 80, fine anni 80, subito dopo Avevano la Senseiya, medaglietta. avevano già quella roba che si trasformava. Cioè, Sì. avere lo scatolone per me è Ma improponibile di oggi. nuovo, ti costa meno fare un ciondolo che è ciondolo piuttosto che fare una box che non deve sembrare appunto questa qua dei Sì, delivery men. anche solo il metallo, anche qualsiasi resina, qualsiasi cosa lo faccio. Poi per carità ci sono cosplayer che hanno fatto scrigni Pandora Box perfetti, però non puoi far girare, non è credibile far girare questi con questo bestione sulle spalle. Fai un'armatura che si materializza in qualche Ma modo. soprattutto devi prendere un aereo, te lo fanno mettere in stiva. Sì, cioè, figurati. Quindi sì, è peccato, ecco, il poster promozionale è stato solo questo. Ecco, però vediamo, speriamo che la post-produzione sia fatta bene e poi ci affidiamo ad Atena, che possiamo fare. Niente, Eli, qualche commento conclusivo? No, avete detto tutto voi, davvero. Non ho grandi aspettative per questo film, il morale è abbastanza basso. Ho imparato ormai con i cavalieri in generale a tenere le aspettative ai minimi termini per qualsiasi cosa, quindi aspettiamo, lo vedrò, spero almeno di vedere un film alla peggio che mi faccia fare delle belle risate, ok? Delle belle risate prendendola con filosofia, eccetera, eccetera, che le speranze sono davvero basse. Oh, vediamo. Se rido sono già felice, quindi Va secondo me riderò parecchio, quindi potrei essere molto felice. Perfetto. Allora, e con questo abbiamo, diciamo, terminato questa edizione special delle news, perché abbiamo parlato solo di questo. Sono uscite le news nelle Ok, ultime sei infatti. settimane, ma niente che non possa essere rivelato tra un po', perché non è niente di eclatante, se non qualche cosa che però, se viene confermato, nel momento eravamo indecisi pre-live se parlarne o no, però se dovesse ri rivelarsi vera, sicuramente ci vedrete prestissimo parlarne su questo canale. Quindi, come al solito, grazie a tutti. Vediamo l'Elisa che così appena chiudiamo ti diciamo, è per Ah, ok. mantenere l'attenzione. Questa è la scena post-credit, no? Questa è la scena post-credit. A posto. Quindi vi ringraziamo come al solito per averci seguiti. Commentate, fateci sapere se avete anche voi seguito il panel. Su YouTube si trova di tutto, anche in buona qualità, perché è stato pubblicato in buona qualità. Ci sono articoli, report e quant'altro. Scrivete qui sotto, sempre con educazione. Alla prossima e grazie. Ciao. Ciao. Ciao ciao.